L'azienda Casio e Babbo è nata circa 10 anni fa con l'intenzione di proseguire il lavoro di mio padre e di mio zio, che dopo una vita che hanno seguito il lavoro di mio nonno e dei suoi bisnonni, ho cercato, o diciamo più che cercato, ho pensato che il prodotto che veniva fatto qua in azienda, o nell'ovile che prima era diciamo un antico ovile, cercare di valorizzare il prodotto, il formaggio a latte crudo che si è sempre conosciuto da generazioni, ecco. Allora, piano piano abbiamo cercato di imparare o di cercare di fare il prodotto di mio padre con l'aiuto suo e anche di qualche suo amico. E siccome piano piano si vedevano le differenze sia da un tipo di formaggio lasciato qua a stagione a Sant'Anna, portato in paese a stagionare, dopo 3 o 4 mesi si vedevano dei prodotti diversi, piano piano, giustamente ti viene l'idea di capire la differenziazione del prodotto. Con l'andare del tempo abbiamo cercato di leggere, di studiare, siamo andati in biblioteca grazie all'aiuto della biblioteca comunale del paese di Lodè. Con l'esperienza, leggendo, studiando, cercando di fare i corsi, vedevo soprattutto che il formaggio non era mai standardizzato, mai omogeneo, c'erano sempre differenziazioni. E poi, sia con l'esperienza, sia con la voglia di andare avanti e tutto, si è arrivato, come ho detto prima, alla costruzione di questo piccolo mini caseificio. Abbiamo dato il nome di Casio e Babbo, che il nome è nato dalla voglia, ecco, di valorizzare il prodotto che si è sempre conosciuto in famiglia, da generazioni, e si è arrivato, ecco, a questo nome di Casio e Babbo, che alla fine è un formaggio tradizionale, come abbiamo detto, come si è sempre conosciuto in paese. Dopo la mungitura, sia la mattina che la sera, il latte viene portato qua in caldaia. Vengono fatte due lavorazioni, perché al latte crudo è sempre meglio fare la lavorazione subito, anche se sono più sacrifici perché devi lavorare la mattina e la sera, però la soddisfazione sono diverse. Il latte che utilizzo è di altissima qualità, perché viene munto da pecore che utilizzano pascoli seminaturali e polifitti. Infatti, ho smesso di coltivare gli erbai come invece facevano i miei nonni, mio padre. Oltre a tanti vantaggi ambientali che ho ottenuto, ad esempio, è l'eliminazione del ruscellamento e dell'erosione in molti punti dei miei terreni, ecco. Ho potuto aderire all'iniziativa di Latte Nobile, che è un modello produttivo che prevede appunto che l'alimentazione degli animali derivi per almeno il 70% dal pascolo. Ho ottenuto il vantaggio di essere inserito in una filiera di commercializzazione alternativa che privilegia i prodotti di alta qualità e che fa spuntare i prezzi più remunerativi per il prodotto, ecco, grazie alla principazione e ad eventi di carattere nazionale ed internazionale. In più ricevo assistenza per migliorare ulteriormente la qualità del fieno, la produzione di formaggio e anche il benessere animale.